Buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del The Flywheel Show. Questa sera con un brano nuovo uscito in versione garage, proprio oggi. Questa sera sono pieno di irraggiamenti, non so per quale ragione la luce faccia questo gioco particolarissimo. Comunque loro sono i Mumford & Sons, questa nuova versione di Forever, un brano molto molto bello per la verità. Non so perché questa sera abbia tutti questi raggi di sole che mi tengono compagnia, però insomma, lasciamo andare avanti ancora per qualche nota questa canzone. Ciao Lorenz, ben arrivata. Ben arrivato, ciao Massimo. Questa sera ho per voi in mente un piccolo speciale. Sapete che il venerdì è... Ciao Massimo. Il venerdì è un po' la puntata dedicata agli acquisti, anzi non agli acquisti, perché gli acquisti ci vuole ancora un po', probabilmente già solo una settimana, abbiate pazienza, no? Il venerdì, proprio per via di questa pandemia che proprio non la vuole vedere più di finire, è la giornata della settimana che dedichiamo alle... grazie Massimo! Alla biblioteca essenziale, quindi a quelle letture che dovrebbero comunque in un certo qual modo far parte della nostra biblioteca, che sono proprio essenziali e importanti. In questo caso voglio fare un viaggio indietro nel tempo fino al 1973, non è proprio dietro l'angolo, però è comunque più vecchio di me, quindi insomma sono ancora soddisfatto da questa cosa. Aspettate un attimo che abbasso un po', meglio, diciamo di sì, va? C'è ancora qualche luminaria particolare. La storia di cui voglio parlare compare in questo volumone qui, fresco fresco di regalo di compleanno, che è il secondo Masterworks dei Difensori. Poi sul fatto che abbia avuto il regalo dei Masterworks parleremo, perché per tanto tempo, devo essere onesto, sono stato un po' contrario a questa edizione. Invece devo dire che, soprattutto per recuperare qualche gemma che non è ancora finita negli omnibus, questa edizione non è affatto male. Ma arriviamo un po' a parlare di questa storia. 1973, vi dicevo, è un periodo un pochettino particolare. La Marvel sta cominciando a vivere un periodo che è quasi una seconda giovinezza. Stan Lee è un pochettino stanco, non ce la fa più a essere lui lo sceneggiatore, il curatore di tutte le riviste, di tutte le serie. Quindi prima passa il ruolo di editor in chief, poi cede questo ruolo a Roy Thomas, che fra le varie persone che riesce a reclutare per le testate principali chiama Steve Englehart. Steve Englehart in quel periodo sta scrivendo due serie che sono molto importanti. Una, perché oramai è diventata un po' la bandiera, un ambito molto importante, che è i Vendicatori, The Avengers. E dall'altro lato ci troviamo con una serie che è molto più recente e forse probabilmente anche tipica dello spirito del tempo, che è i Difensori. Andare a studiare, a vedere un po' quali sono le differenze tra questi due team, non è particolarmente difficile, anche se devo dire con gli anni i Difensori hanno avuto una fama leggermente differente, si sono evoluti proprio in maniera differente, soprattutto partendo dal presupposto che erano un non gruppo, quindi qualcosa che era destinato sin dall'inizio a non rimanere coeso in tutti i numeri, avere la stessa tipo di team, eccetera eccetera. Sono tornati negli anni, la versione più recente l'avete vista tutti, comunque fortemente sotto l'influsso della serie Netflix, era quella con i Difensori Urbani, quindi Luke Cage, Occhio, Pugno d'Acciaio, Daredevil e Jessica Jones. Ma in realtà i Difensori sono un gruppo ben diverso ed hanno la caratteristica di appunto non essere un non gruppo, ossia non c'era un team vero e proprio, si formava, però di volta in volta si poteva modificare. Non avevano uno statuto vero e proprio e anzi il più delle volte non avevano neanche proprio un vessillo di battaglia. Non c'era, cioè Giuseppe, non c'era Avengers United come nel caso dei Vendicatori, ma era qualcosa di differente. Avengers Assembled, scusate, non United, che vergogna. Però i Difensori hanno una decina di anni in meno rispetto ai Vendicatori, il che vuol dire che quando esce questa storia, fondamentalmente i Vendicatori sono oramai un team ben definito, ben chiaro, grazie Giuseppe, mentre al contrario i Difensori sono freschissimi, non sono passati neanche 10 mesi da quando, dopo aver fatto delle ospitate su varie testate, si ritrovano in una testata che ha proprio il titolo di Defenders. Steve Englehart sta scrivendo in quel momento entrambe,
Ci sono tutta una serie di disegnatori, Bob Brown, che non è particolarmente famosissimo su Avengers, Sal Buscema, che invece devo dire è molto più famoso, e che mentre in passato devo dire consideravo il suo tratto legnoso caratteristico ma non particolarmente interessante, devo dire che con gli anni ho cominciato un pochettino ad apprezzarlo. E secondo me, se andate a leggere le storie di Nick Spencer e Ryan Stegman su Amazing Spider-Man in questo periodo, secondo me il tratto di Ryan Stegman, al di là di essere ovviamente più moderno, richiama moltissimo il tratto del Sal Buscema più tradizionale, quello che aveva quei sorrisi con le dentature tutte bianche che facevano impazzire, che sembravano le pubblicità dei dentifrici. Cosa succede? Succede che per vendere più copie dei difensori, soprattutto perché era il gruppo appena arrivato, quello che faceva un pochettino più fatica, viene tirato in ballo un classico team up, quindi un incontro-scontro fra i due team, che fra le altre cose, proprio seguendo l'abitudine del tempo, sarebbe proseguito saltando da un muro all'altro. Ovviamente l'intento era proprio quello di lanciare i difensori e convincere i lettori dei Vendicatori a continuare a comprare il proseguo dell'avventura sulle puntate dei difensori in maniera tale che ci fosse una continuità. Detto questo, ci sono tutta una serie di personaggi che hanno dei rimandi. Ciao Federico, ben arrivato, tra una serie e l'altra, e questo secondo me è stata un po' la forza di questo team up, perché da una parte abbiamo Hulk, che è un membro fondatore dei Vendicatori, e all'epoca questa cosa era ancora assolutamente importante, quindi veniva ancora presa con la debita considerazione. Con gli anni poi si sarebbe un po' abbandonato questo frangente, proprio perché comunque Hulk è sì vero stato parte dei Vendicatori, ma per un numero di anni talmente tanto limitato che non si è mai sentito il bisogno di reinserirlo in una continuity immediata. E poi ci sono Namor e Captain America, che hanno un passato pregresso molto molto importante, perché entrambi avevano militato negli invasori durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi tutto sommato anche loro avevano un rapporto molto forte, che sarà poi il rapporto che permetterà al giro di volta di questa storia e trasformarla nel classico dei team up, nel più classico dei team up, quindi quando si passerà da una scazzottata fra i due eroi, fra i due gruppi di eroi, ad arrivare a invece uno scontro comune tra loro e i cattivi di turno. I cattivi di turno in questo caso sono ben più che classici, perché da una parte ci troviamo Loki, che ovviamente è l'antagonista per definizione degli Avengers, al punto di essere stato lui la causa scatenante della formazione del gruppo, e dall'altro lato Dormammu, che è un demone supremo nell'universo Marvel, che è fondamentalmente l'antagonista principale del Dottor Strange. Il Dottor Strange è un po' il cardine principale del team dei difensori, perché ovviamente gli altri tre membri, che poi diventeranno già quattro nell'ambito di questa avventura, sono un pochettino più ballerini, meno presenti nel team, nel roster in continuazione. C'è l'incredibile Hulk, c'è Namor, c'è Silver Surfer, e poi arriverà anche la Valchiria. La Valchiria che servirà un po' da contraltare al Thor, proprio perché hanno un comune passato asgardiano. Ecco, se devo dire la differenza fondamentale fra i due gruppi, e forse quello che è stato un po' l'elemento di base del differenziare i difensori dei Vendicatori, ma non permettergli di diventare un gruppo duraturo, è che il gruppo dei Defenders è sempre stato un gruppo di paria, di persone che normalmente ragionano per bene da soli, perché sono quasi degli anti-eroi a loro modo. Silver Surfer per una ragione, Namor per l'altra, Hulk per un'altra ancora. Il Dottor Strange chiaramente ha un ruolo molto più misticheggiante, però di per sé la magia nell'universo Marvel era sempre rimasta molto più contenuta, quindi faceva poca impressione riuscire a farlo entrare in un gruppo più ampio come quello dei Vendicatori, dove comunque c'era già un personaggio magico, anche se all'epoca era considerato più mutante, che era Scarlet Witch. Cosa succede? In uno scontro fra Thor e Loki, Thor cerca Loki, che scompare in una dimensione fantasma, che è la dimensione di Dormammu. Lì viene mandato in pezzi un gioiello del male, l'occhio del male, e difensori e vendicatori a più turni cercheranno di recuperarlo, andando in giro per diverse aree importanti del globo, tra cui Atlantide, dove incontreranno Atuma, e poi altre aree geografiche, fra l'Indiana dove si trova il Dottor Strange, al Giappone dove va Namor e dove va anche Capitan America, e ovviamente gli eroi si incontreranno, scontreranno a coppie nel più tradizionale
dei fumetti, proprio nel più classico stile da Marvel, ma anche da DC, perché in questo caso devo dire che questi team up erano talmente tanto classici che tutto sommato non c'era moltissima differenza fra il team up in stile Justice League, Justice Society o Avengers Defenders, anche se devo dire che poi il team up Avengers Defenders non è stato più ribissato, è stata solamente una questione che ha preso sette numeri e che poi prende un epilogo che si muove direttamente nella saga dei difensori, perché fondamentalmente questo gioiello del male viene conteso fino a che Capitan America e Namor, combattendo tra di loro, non si rendono conto che c'è una entità grigia, qualcuno alle spalle di tutta questa situazione che sta remando contro tutti per ottenere potere. Nel momento in cui se ne rendono conto, i due gruppi si formano di nuovo assieme, combattono e purtroppo per sconfiggere i nemici principali l'anima del Cavaliere Nero viene bloccata e bloccando l'anima del Cavaliere Nero entrambi i gruppi devono lottare per salvarla, quindi ci sarà un nuovo viaggio all'interno del passato, soprattutto del magico reame di Camelot per recuperare l'anima di Dane Whitman. In più c'è un punto in più maggiore, che è quello che proprio in quel periodo i difensori hanno affrontato già un altro team molto importante, che è lo Squadrone Supremo, che era proprio la trama precedente a quella dello scontro con i Vendicatori, che permette loro di incontrare le versioni in chiave Marvel edulcorate della Lega della Giustizia, perché lo Squadrone Supremo, poi diventato famoso grazie a Mark Greenwald, era proprio il team che aveva nei suoi cinque componenti una versione molto molto simile alla Lega della Giustizia. Vi ripeto, questo è un team up molto particolare, molto classicheggiante, sia dal punto di vista delle matite ciao Gerardo, che trovo però estremamente piacevoli, proprio per questo stile molto classico, molto profondo, molto ben dettagliato. Dopo adesso avremo assolutamente qualche tavola. Sia dal punto di vista della trama che usufruisce, oltre a Steven Englehart, di Iain Wayne, che era uno dei creatori di Wolverine, tra le altre cose, per la creazione, per la definizione dei dialoghi. Quindi è un team già molto più grazie Gerard, molto più complesso quello che comincia a lavorare su questa serie, che prenderà a un certo punto addirittura le matite di Jim Starlin. Quindi pensate che razza di super team che all'epoca si andava a creare per raccontare questa storia. Ovviamente i Vendicatori ne risentiranno fino a un certo punto di questo scontro, proprio perché comunque i Vendicatori erano comunque un team che aveva già il proprio equilibrio, mentre i Difensori beneficeranno abbondantemente di questo team up, al punto che le vendite poi cresceranno. La storia dei Difensori andrà avanti ancora per qualche, credo per un lustro, credo per altri 5 anni, portando avanti un team che poi acquisirà col tempo altri eroi che sono forse minori, ma che comunque mantengono lo stesso un certo tipo di fascino. Ciao Armando, ci sarà Damien Hellstorm, a un certo punto l'angelo, a un certo punto la bestia, il gargoyle, il nottolone che veniva appunto dal mondo dello Squadrone Supremo, la Valchiria, il figlio di Satana, tutta una serie di personaggi che non riuscivano a trovare una collocazione altra se non quella di questo gruppo, che è un po'. Non dico che diventi la discarica dell'universo DC, dell'universo Marvel, perché assolutamente non è quello il caso, però è anche vero che ci troviamo davanti a un gruppo che non riesce a prendere uno spirito. Questo poi probabilmente sarà anche l'elemento di base che porterà al fallimento della serie, perché è vero, è bello raccontare una storia con i paria, è bello avere questi personaggi che sono tutto sommato molto più definiti rispetto ai Vendicatori. I Vendicatori di quel tempo avevano. Agivano veramente quasi come se fossero uno squadrone armato, quindi c'era Capitan America che li guidava e tutti gli altri che tutto sommato, salvo qualche rara incomprensione, erano tutti pronti a seguire quello che diceva Capitan America. I Difensori è un team invece composto da personaggi già dotati di una forte personalità. Qui mi viene in mente una battuta molto carina di uno show televisivo uscito qualche tempo fa, e che adesso, tanto per cambiare, non mi ricordo molto il nome. Glow si chiamava. Ciao Luca, ben arrivato. Che era uno show televisivo che fatto dagli stessi creatori di Orange is the New Black, dove venivano raccontate le avventure del primo team di lottatrici del wrestling americano negli anni 80. Adesso, premesso che a me il wrestling non piace, è molto divertente lo show proprio perché, a parte c'è l'ambientazione anni 80, c'è una musica spettacolare e poi soprattutto c'è proprio il team creativo di Orange is the New Black, quindi il comedy molto molto spinto ma divertente.
E ad un certo punto alla protagonista della serie, che però non riesce a interpretare altro se non il ruolo della cattiva, gli viene detto: tu non ti devi preoccupare di essere una cattiva, perché i cattivi perdono ma hanno i dialoghi più interessanti. E questo è esattamente quello che successe ai difensori. I difensori, proprio nel loro essere perennemente pronti a dibattere, ad avere le loro idee, ad avere i propri atteggiamenti, che non riusciranno mai a essere un gruppo coeso, ma per questa ragione manterranno un livello molto più intelligente e molto più elevato del dialogo. E questo purtroppo però dall'altro punto di vista sarà un difetto, perché comunque anche gli X-Men nello stesso periodo, soprattutto nel 75, quindi da lì a 2 anni, ridiventeranno un gruppo molto eterogeneo di paria, e quindi però manterranno di più un concetto più eroico. Quindi i difensori si troveranno più o meno spinti in un limbo dove non c'è uno spazio vero dedicato a loro, e questo porterà purtroppo alla loro fine. Ma il team up Defenders Avengers, ancora adesso a 47, credo, sì, se non ho fatto male i conti, sì, anni di distanza, continua a mantenere una conformazione solida importantissima, proprio perché è classico. È una delle storie, è forse la prima storia classico barra commerciale dell'universo Marvel, perché in quel momento l'universo Marvel è in pienissima espansione, e quindi si può anche sperimentare, si può anche provare ad avere questi tipi di incontri e scontri. Vi ripeto, sarà la chiave nostalgica, sarà il fatto che è passato tanto tempo, ma anche le matite, che inizialmente potevano sembrare molto più fiacche. Considerate che siamo grosso modo nel periodo in cui John Byrne, Frank Miller cominciavano ad arrivare, ad affacciarsi alla casa delle idee. Sal Buscema è sempre stato un onesto artigiano, non aveva i vezzi del fratello John, non era capace di arrivare ai vezzi del fratello John, però se andiamo a contare i numeri che ha disegnato tra Spectacular Spider-Man, Defenders, l'incredibile Hulk e quant'altro, era sicuramente uno dei disegnatori più veloci di cui potesse avere a disposizione, potesse contare il Marvel Bullpen. Quindi insomma era veramente un elemento chiave assolutamente importante di questo di questa casa editrice. E la storia mette assieme un discreto numero di personaggi in costume, tra la configurazione a 6 dei Vendicatori, i difensori che sono 4-5, più ci sono un po' di paria, perché è uno degli elementi importanti. Ciao Giovanni, grazie! È proprio, e questo è un cardine, perché sarà anche un elemento molto importante di tutta la storia dei Vendicatori. Occhio di Falco, che nasce come un avversario dei Vendicatori, che viene ammesso nei Vendicatori grazie a Capitan America, avrà comunque idee molto più libertarie rispetto allo stesso Capitan America, per cui negli anni ci sarà un numero di volte in cui si troverà a dover discutere contro l'autorità della Vendicatore con lo scudo, fino a che in più di un'occasione lascerà il gruppo. Succede con i difensori, in questo team up in cui se ne va e va proprio verso i difensori per poi ritornare. Succederà di nuovo quando formerà i Vendicatori della Costa Ovest, succederà di nuovo ancora quando formerà i Thunderbolts, o meglio, non formerà ma andrà a capitanarli. È per quello che tutto sommato, quando adesso vedo il personaggio di Occhio di Falco reso un pochettino più idiota, o comunque meno concentrato, meno focalizzato, ma più pronto a gigioneggiare, mi fa un po' tristezza, proprio perché me lo ricordo in un'altra maniera, e credo tutto sommato che il personaggio vecchio fosse molto più interessante di quello nuovo. Quindi, come vi dicevo, questo volume, che è il secondo Masterworks dedicato al mondo dei difensori, contiene un sacco di episodi molto interessanti, perché oltre a raccontare l'incontro-scontro con lo Squadrone Supremo, che è assolutamente un punto di vista molto interessante, permette, fra le altre cose, ciao Loris, di vedere come questi due team si riescono ad incontrare e combattere per bene. Io proprio per questa ragione vorrei farvi vedere un po' di tavole, perché assolutamente meritano, e soprattutto perché è un viaggio nel passato della Casa delle Idee. Questa ovviamente per me è la cosa più importante. Quindi mettiamoci in Cactus Cam, e devo dire che per quello che riguarda i Marvel Masterworks ho sempre avuto un po' di ribrezzo per il modo in cui venivano ricostruiti i colori, soprattutto perché all'epoca la qualità della costruzione non era particolarmente piacevole. Ciao Andrea, ben arrivato. Eppure devo dire che questa rimasterizzazione, forse spinta molto di più sulle chiavi di giallo, non è però così malvagia. E qui vediamo appunto già i Vendicatori, anzi i difensori, fare l'incontro con Occhio di Falco, e piano piano incontriamo tutti i personaggi. C'è già la comparsa di Atuma,
Tra l'altro qui c'era l'Hulk, quello più tradizionale, quindi quello arrabbiato, la versione bambino. E poi piano piano la storia passa dai Vendicatori ai Difensori. Qui siamo proprio in pieno stile Sal Buscema e c'è poco da dire. Grazie Andrea, lo stile di Sal Buscema, per quanto lo vogliamo considerare legnoso, comunque era assolutamente veloce e aveva comunque la possibilità di rendere dei tratti molto molto classici. I personaggi che compaiono nelle storie di Buscema, per quanto non abbiano la stessa profondità di John Buscema, anche nello stile di Sal c'è tantissima importanza. Poi devo dire che negli anni, qui è Bob Brown che disegna, perché è la parte dedicata ai Vendicatori, e Bob Brown secondo me era molto molto meno interessante di quanto lo fosse Sal Buscema. Negli anni Sal Buscema ha avuto la capacità di velocizzarsi ulteriormente, ma rinunciando a particolari espressioni del tratteggio, per cui molti personaggi finivano per essere grosso modo tutti disegnati alla stessa maniera. Eppure in questa serie di albi, che sono tutto sommato l'albore della sua carriera, più o meno allo stesso periodo John aveva già disegnato Silver Surfer e stava per mettersi a disegnare Conan il Barbaro. Qui ci troviamo in uno stile che comunque è veramente profondo e ben degno di tutti gli sviluppi, quindi insomma era molto molto piacevole. L'impaginazione ovviamente è quella canonica delle 6-8 vignette per tavola. Siamo in uno stile molto molto classico, proprio perché si tratta della classica Marvel. Però al di là di questo, vi ripeto, si tratta di storie molto interessanti. Qui c'è proprio lo Squadrone Supremo che vi dicevo, il Nottolone, poi dopo diventerà un membro spinto della squadra dei difensori, avendo fra l'altro problemi a camminare. Questa è la versione Marvel di Batman, di fatto. Poi sullo Squadrone Supremo ci sarà una serie a lui dedicata, di cui magari parleremo in un'altra occasione. Però ecco, questa sera credo che sia molto interessante, se avete voglia di affrontare questo tipo di lettura, potervi appropinquare su questo secondo volume dei difensori, che è completamente integrato appunto in questa grandissima lotta. In realtà io ho preso i primi due volumi, sono questi qui. Nel primo ci sono una serie di storie libere di Silver Surfer, di Submariner, di Marvel Feature, e poi i primi sei numeri dei Defenders, dove finalmente il gruppo viene formato e compare l'origine segreta della Valchiria, che sarà il primo personaggio nuovo che viene creato all'interno di questo team. Bene, richiedenti, io anche per questa sera vi ringrazio soprattutto per gli auguri, per tutti i messaggini che mi avete mandato nel cuore nel corso della giornata, vi sono veramente contento, per cui grazie. Stasera passiamo una serata tranquilla, vediamo un po' di televisione con la famigliola, visto che non riusciamo ancora ad uscire a festeggiare in altro modo, però è stato piacevole passare un po' di tempo anche con voi, anzi mi ha fatto molto piacere anche raccontarvi un po' di cose da leggere questa sera, quindi spero davvero di esservi riuscito a farvi un po' di compagnia, un po' come lo fate voi tutti i giorni. Detto questo, non mi resta veramente altro che augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta! Ci vediamo domani! Ciao, vedi che denti!